Buongiorno avventurieri, benvenuti in questo nuovo video. Non c'è niente da fare, il primo amore non si scorda mai. Ho rimontato il mio Jones Age Bar. Mi mancava tantissimo. Come potete vedere, nel muro dei manubri il Moloco è tornato al suo posto e il Jones ha ripreso il posto che si meritava. Oggi vi voglio far vedere come faccio la nastratura del Jones. Giriamo la camera che vi faccio vedere. Eccoci qua, ragazzi. Allora, vedete che ho scelto l'azzurro perché si intona col mio abbigliamento, con le scritte della bicicletta e poi mi piace tanto. Come potete vedere, io ho già sistemato leva, freno, cambio e manopola e ho questo spazio, perciò vorrei fare in modo di riuscire a finire qua e poi ripartire e andare a chiudere. Allora, partiamo. Partiamo da sotto in modo tale che la giuntura non si veda. Vediamo se riesco a tenere fuori la scritta anche se poi conta relativamente. Sempre da tirare delle parolacce quando c'è da mettere il nastro. Però bisogna farlo. Io cerco sempre di rimanere con la colla sul bordo. Cerco, eh. Ecco, il nastro che ho preso, io l'ho comprato alla Decathlon, è quello al gel. Mi trovo bene con questo nastro. Continuiamo. Cerchiamo di tenerlo sempre bello tirato. La cosa che mi stupisce sempre di questo nastro è la colla, perché è veramente tosta. Anche se costa poco, questo nastro va bene, va bene. Poi magari vi metto il link del nastro acquistabile anche online sul sito di Decathlon. Adesso continuiamo a salire. Cerchiamo di fare una roba del genere. E arrivati qua, proviamo a fare così. Ok. E qui tagliamo e andiamo a inserirlo sotto. Ora ripartiamo da qua. Facciamo il primo giro. Continuiamo. Andiamo sotto. Controlliamo. In questo modo c'è un buchino. C'è un buchino. Allora fare così. Così mi piace di più.
Ok, andiamo sotto qua. E tagliamo. Mi piace molto. Molto bene. Adesso andiamo a mettere. Io uso il nastro isolante, c'è chi usa i nastrini, quelli originali, a me non piacciono. Nastro isolante di qualità, perché così riesce a, vedete che non fa le grinze, mentre invece quello più economico fa le grinze. Un paio di giri. Perfetto. Stessa roba. Andiamo a fare qui. Possiamo anche cominciare da sopra, tanto verrà sormontato. Ok. E andiamo sempre a tagliare in modo che rimanga sotto. Tanto poi dopo ci sono sempre le borse, però è giusto essere un attimino pignoli, fare le cose fatte bene. In questo caso più difficile perché abbiamo le leve. Ma noi tentiamo la fortuna e vediamo. Attaccarlo sotto. Questo lo facciamo passare qui. Questo lo andiamo a girare. E io lo taglio subito qui, così, che tanto comunque quel nastro qua non si scolla neanche con le cannonate. Bene ragazzi, adesso faccio la stessa cosa dall'altra parte e poi dopo facciamo due conclusioni. Bene ragazzi, lavoro terminato. Io sono contento, non è venuto male, anche perché è la terza nastratura che faccio in vita mia. Commentate, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, per piacere non siate troppo cattivi perché comunque io, ripeto, è la terza nastratura che faccio e sono un fai da te. Niente ragazzi, questo video termina qui. Se vi è servito mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e alla prossima!